Ciao a tutte, bentornate sul canale e benvenute in questo nuovo video. Come vedete, location un pochettino diversa dal solito, ma è sera, mi devo struccare prima di andare a dormire, perché mi raccomando, ricordatevi sempre di struccarvi prima di andare a dormire e ho deciso di farvi vedere all'azione un'acqua micellare che sto utilizzando tuttora. Devo dire che io di queste acque micellare le ho provate tutte e tre. Ho provato questa che sicuramente troverete nei prodotti finiti perché l'ho finita da pochissimo, quindi una piccola anticipazione del video dei prodotti finiti, che è l'acqua micellare fresh di Garnier, ovvero quella per pelli miste e normali, eccola qua. Ho provato anche quella col tappino rosa che era per pelli sensibili. Vi lascio qua sopra nelle schede il link per andare a vedere quella review. Di questa non trovate la review perché semplicemente non mi volevo ripetere visto che le ho trovate molto molto simili tra loro, quindi anche per questa vale comunque la review uguale identica a quella col tappo rosa. Ora ho trovato quest'acqua micellare che è uscita già da diverso tempo, ma mi ha incuriosito. Ed è la Garnier Skin Active, che è un'acqua micellare bifase. Dice che con olio di argan, efficace sul trucco waterproof, strucca, deterge e idrata senza risciacquo per viso, occhi e labbra e non lascia residui oleosi. 400 ml, anche questa ha una scadenza di 6 mesi dall'apertura. Qual è la diversità tra queste tre acque micellari? È semplicemente che questa è a doppia fase, quindi è un bifasico praticamente. Quindi cosa facciamo? Prendiamo dei cotoncini, prendiamo l'acqua micellare e la shakeriamo. Eccoci qua. Eccola, come vedete, le due fasi si shakerano molto bene. Apriamo il tappino e iniziamo a mettere un po' di prodotto nel cotoncino e iniziamo naturalmente dagli occhi. Quindi io applico il cotoncino sull'occhio, lo lascio agire per qualche secondo, dopodiché faccio delle manovre con le dita facendo dei movimenti rotatori. Non ho voluto né sciogliere il mascara e né utilizzare altri struccanti per l'eyeliner per vedere l'efficacia totale di questa acqua micellare che dovrebbe essere potente come un bifasico classico. Eccoci qua, il cotoncino è pieno. Vedo che l'eyeliner me l'ha tolto completamente. Adesso faccio giusto una passata così per vedere se il mascara l'ha finito di togliere, ma anche il mascara è completamente tolto. Vado un po' sotto per togliere la matita dell'interno e sembra mi abbia tolto tutto. L'occhio non brucia assolutamente e è completamente struccato l'occhio. Adesso prendo l'altra parte del cotoncino che è imbevuto e la vado a passare un po' sul resto del viso. Non lo passo sull'altro occhio perché se io avessi una infezione all'occhio, in questo caso destro, la passerei all'occhio sinistro. Non dovrei avercela, però non si sa mai, quindi cambiate cotoncino a ogni occhio per essere tranquille. Quindi io l'altro lato lo uso per il resto del viso e come vedete ha preso già un bel po' di prodotto. Vado a prendere l'altro cotoncino, intanto come vedete le due fasi si sono già separate, quindi richiudo, shakero. È bello anche shakerare, sembra di essere un barman. E vado a rimettere un po' di prodotto sul cotoncino. Lo vado a mettere sull'altro occhio. Stesso procedimento di prima, facciamo agire un po' il prodotto nell'occhio perché
diciamo che i prodotti che vanno messi sull'occhio di solito sono un po' più resistenti rispetto a quelli sul viso, anche se a volte possono usare dei fondotinta che sono molto molto più strong rispetto a un trucco occhi semplice e classico. Vado a fare qualche movimento rotatorio. Eccoci qua. Ecco, eccolo qua, tutto bello zozzo. Andiamo a togliere i residui di mascara che possono esserci, ma sembrerebbe che abbia tolto tutto. E poi andiamo a togliere un po' la matita sotto. Anche l'altro occhio è completamente truccato. Ci faccio giusto un altro passaggio per essere sicura, ma è completamente struccato. Quindi con la parte dietro del cotoncino vado a iniziare a togliere il grosso che c'è nel viso. Eccolo qua, anche questa parte è sporca. Uso un altro cotoncino giusto per togliere un po' di prodotto che era rimasto sulle labbra. Eccolo qua, tolto completamente. E con il retro, naturalmente andando a shakerare nuovamente, vado a fare un'altra passata sul viso. Ma come vedete, con tre cotoncini abbiamo struccato tutto il viso. Cosa difficile perché molto spesso, almeno con l'altre acque micellari di Garnier, impiegavo più cotoncini. Eccoci qua completamente struccati, super belle, no, sto scherzando, e siamo qua per le conclusioni finali. Allora, cosa dire di quest'acqua micellare? Strucca tranquillamente il trucco waterproof perché avevo un mascara waterproof e un eyeliner waterproof e me li ha sciolti completamente senza utilizzare altri prodotti. Seconda cosa, è molto più potente delle altre acque micellari di Garnier perché con meno cotoncini riesco a struccarmi alla prima passata, mentre con queste mi struccavo bene, ma dovevo insistere un po' di più. Una cosa che è meglio questa rispetto a questa è che comunque dice che non lascia residui oleosi, ma comunque voi la pelle ve la sentite leggermente oleosa, come se stesse usando un bifasico su tutto il viso. Quindi comunque io dovrò andare a utilizzare un detergente dopo, anche se comunque la utilizzavo anche con le altre due acque micellari, ma con questa maggior ragione mi sento un po' la pelle oleosa. Io poi avendo una pelle grassa la sento maggiormente, quindi sicuramente utilizzerò un altro detergente, però è assolutamente promossa. Quindi ve la straconsiglio. Fatemi sapere se anche voi avete utilizzato questa acqua micellare, come vi siete trovate. Vi aspetto qua sotto nei commenti. Se avete qualche altra acqua micellare da consigliarmela, sono felice di poi poterle testare. Vi mando un mega bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!